tra il 6 e il 100 abbiamo buttato giù due righe, quindi mi scuso già in anticipo se magari qualche parola non riuscirò a leggerla, anche perché leggere quello che scrivo io è veramente difficile, anche per me, è impossibile per me. Quindi, parlando di Andrea e Vera, si potrebbe tirare sino a sera. Perciò tenteremo di essere stringati, anche se non garantisco sull'essere pacati. All'inizio un po' fugace fu la conoscenza, sicuramente lei portò tanta pazienza. Cercavo di conquistarla parlando di corde, passaggi e rinvii, lei restò accecata dalla sua testa e dai suoi luccichini. Bravo! Sul forum poi si solidificò l'amore con estrema fermezza. Tra Herman, Checco, Trivi, Bestia, Luisito, Cristivo e fratello, Titanium era quello che dava maggior certezza. Non è che subito sono state rose e fiori. Doveva fare i conti con i suoi alpinistici ardori. Vera aveva una rivale. Turbo Tendini si chiama, una via niente male. Si trova dentro una leccetta in riva al lago e là la portava con la scusa che troppo lontano è nago. Con somma pazienza lei sopportò i suoi tentativi. Alla fine sentenziò: Andrea, o la chiudi o andiamo per aperitivi. Anche perché è frustrante per davvero salire Turbo Tendini sempre in a zero. E così trovarono la felicità tra negozi, shopping e vini di qualità. L'arrampicata in fondo era solo un pretesto per spritz cicche e sesso foresto. Nel corso degli anni Andrea ha fatto la fortuna della sportiva, nonostante tutto il grado non saliva. In fin dei conti sposarsi è l'ideale, così ha una scusa se il livello non sale. A questo punto non abbiamo più parole, speriamo solo che la sua prove gli porti la corda sulla via delle grotte.